Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale YouTube. Allora, questo è un impasto che ho fatto con 100 g di farina per pinza del Molino Cipolla e 300 di farina per pizza, la farina 00 è adatta per la pizza. Quindi ho fatto girare in planetaria le dosi dell'acqua, trovate tutto all'inizio, in descrizione, con olio, sale. Ecco qua, ho fatto un paio di giretti di pieghe, vedete, molto morbido, molto idratato, ed ora questo va, lo lascio un pochino fuori, lo copro, però va in frigo per 2 giorni, fra 2 giorni lo tiro fuori. Ed ecco l'impasto dopo 48 ore tirato fuori dal frigo, l'ho tirato fuori a mezzogiorno e a mezzogiorno lo tengo a temperatura ambiente naturalmente fino alle 16, diciamo, ma anche alle 15 se volete, dipende da che ora volete fare la pizza la sera, Quindi ha continuato a lievitare a temperatura ambiente. Io adesso mi preparo con questo impasto 2 panetti. Allora, lo allargo così, lo tocco poco perché è ben lievitato, come vedete. Faccio giusto, lo piego giusto così, un giretto di una piega, e poi lo divido a metà, ma se volete anche 3 pizze qui ci vengono. Io ne ho pesato uno, sta poco più di 200, 250, 200 grammi, 250 adesso non ricordo. Se volete farle precise, ripesate, se no altrimenti fate come me, dividete a metà così ad occhio, tanto non è importante, non siamo in pizzeria, voglio dire, no? E poi li piego in questo modo, avete visto, ho avvicinato i lembi al centro, anche così con le mani. Faccio dei passaggi così, mi aiuto con un po' di farina, anche la semola, se volete, io sto usando la farina per la pizza. E poi vanno rimessi a lievitare fino a che non facciamo la pizza, quindi 3 ore, 3-4 ore, io alle 7 poi vorrei iniziare. Li metto così, li metto con un telo, copro. Sopra ci ho messo un po' di semola e aspetto che lievitano. Ed eccoli lievitati. Nel frattempo io ho acceso il forno e l'ho portato a temperatura, così una volta allargata bene la prima pizza, vado subito ad infornare. L'allargo così piano piano, formando anche un po' di cornicione, se vi piace naturalmente. Poi al centro invece piano piano l'assottiglio. Ok. Ecco qua. Ho preparato anche qualche ingrediente da mettere, ma questo va a vostro gusto. Cioè, se era creato un pochino l'ho richiuso subito, eh. Bene, io la metterò direttamente nella teglia a freddo. Adesso vi faccio vedere. E adesso me la piego sul braccio. Se volete potete metterla girata, io l'ho messa dallo stesso lato, vedete, perché mi dispiaceva schiacciare queste belle bolle di gas che c'erano, se no altrimenti va anche girata. Finisco di allargarla. Naturalmente potete dare la forma che volete, rotonda, rettangolare. Io l'ho fatta, diciamo, la forma a mo' di pinza. Ecco qua. Adesso mi sono preparata la mozzarella, l'ho tagliuzzato, il pomodoro, questo è il pomodoro mio, che è già stato bollito, quindi non serve cuocerlo. Dentro ci ho messo origano e pepe. E se volete potete, e sale, scusate, origano, pepe e sale, certo. Se volete potete mettere anche l'olio, ma io preferisco metterlo sopra. Il nostro olio extravergine. E
adesso vedete, ho infornato a contatto con il piano sotto, proprio a contatto, così fa diventare subito la pizza croccante sotto. Poi l'ho messa, l'ho alzata dopo 10-15 minuti, diciamo, e l'ho fatta cuocere un altro pochino. Poi l'ho tirata fuori e ci metto la mozzarella. Non la metto prima perché altrimenti si brucia e a me non piace. Bene, adesso la rimetto dentro. E nel frattempo mi preparo l'altra pizza. Adesso qui ho tagliato qualche pezzo, sempre solo col pomodoro, l'altra pizza, e l'ho messa, siccome quell'altra è quasi cotta, e quindi ho approfittato, ho messo l'altra pizza sotto a contatto, come vi ho detto prima. Bene, amici, quindi faccio finire di cuocere queste pizze e sopra sbizzarritervi. Qui ho messo la mortadella con un po' di pistacchio sopra, un po' di granella, il salame, perché parecchia di questa pizza la mando a mia figlia, quindi ho fatto un po' a gusto loro, eh. Come vedete, è venuta molto bene, come piace a noi, sottile al centro e ai lati. Vedete il cornicione, vedete, bello vuoto dentro, bella croccante. A me piace anche soltanto rossa, addirittura senza mozzarella, così non si ammorbidisce. Ok, vi ringrazio della visione e non mi resta che augurarvi buon appetito, naturalmente se seguite i consigli di questo video. Ciao a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!